Buongiorno amici e bentornati sul mio canale, sono Giusy e in questo video vi mostrerò un bel decluttering che farò a tutti i giochi di Asia e di Alessandro. Ovviamente i giochi di Asia sono quelli che più si trovano sparsi per casa perché sono anche più piccolini. Alessandro ha giochi più da tavolo, diciamo da fare con gli amici, giochi di società più che altro. E comunque c'è da eliminare qualcosa perché ci sono dei giochi che comunque non utilizza più. Sicuramente questo video diciamo servirà anche per questo decluttering, più che altro servirà anche per diciamo donare qualcosa, perché ovviamente non sono giochi che butterò assolutamente, perché sono giochi comunque che funzionano e quindi sicuramente riempirò dei bustoni da regalare, insomma. Quindi sono anche contenta per questo, mi rende felice. Che dirvi ragazzi? Spero che questo video vi piaccia e vi sia diciamo di ispirazione, magari per effettuare anche voi un bel decluttering tra i giochi dei vostri bimbi che non utilizzano più. E niente, sempre pollice in su e alla prossima. Ciao amici! We'll be right back.
Amici, guardate, per fortuna i bauli, diciamo, si sono ridotti a due. Uno è questo qui più grande, dove diciamo ci sono tutti i giochi, però fortunatamente ordinati, perché per esempio questo telefono non era insieme al rispettivo gioco. Questa valigetta del dottore era, diciamo, un po' gli oggetti di dentro stavano un po' sparpagliati dappertutto, perlomeno adesso stanno tutti insieme. Questi sono gli oggettini di una cucina che prima aveva Asia, che però si è rotta, diciamo, quindi è assente momentaneamente. L'aggiusteremo, quindi la riporteremo sopra, perché adesso è in garage. Gianni sta cercando di aggiustarla. E qui dentro, come avete visto, ci sono tutte le sorprese delle uova Kinder, quindi sono cose piccolissime che ho cercato di mettere tutte qui dentro, e Asia non vuole che le butti. E qui c'è praticamente questa confezione di un domino.
A lei piace molto. Questa è una torre che è veramente un po' tutta incerottata, però mai sia, lì si viene tolta. E niente, poi sotto ci sono altri giochi. Questi invece sono tutti i giochi eliminati. Quella è una palestrina che, come vi ho detto prima, la utilizzava, cioè non la utilizzava, si usa fino ai 18 mesi, quindi insomma Asia a 3 anni, non mi sembra il caso, e infatti non ci gioca più. Questo pure è un altro giochino che ha utilizzato pochissimo e che non ci gioca e non ci ha quasi mai giocato. Questi sono i giochi da tavola, pensavo di più, ma che devo fare? Con mio figlio è stato un po' difficile. Forse se fossi stata da sola avrei eliminato qualche altro gioco, ma stamattina c'era lui e quindi diciamo, ha collaborato anche lui. E quindi questi sono quelli eliminati. Questi due bustoni sono tutti giochi funzionanti che sicuramente regalerò. E questo, insomma, è una busta così, giusto di buon compleanno Asia, di Frozen, di cose da buttare, come anche questa confezione, vedete questo box in plastica, l'ha completamente spaccato e che prima conteneva gli oggetti della plastilina, che adesso sono qui in questo box, dove prima c'erano solo cianfrusaglie, adesso ci sono tutti i giochini, compresi, vedete, i barattolini di plastilina. L'ultima che ho comprato praticamente una settimana fa, quindi alcuni sono ancora sigillati. E niente, questo poi verrà messo qui dietro, quindi abbastanza nascosto, questo qui invece nel salone. Vedete, gli armadi sono venuti fuori così, sicuramente più ordinati perché prima addirittura anche quest'asta l'avevo tolta perché arrivavano fin su e insomma, quindi adesso c'è sicuramente più spazio, a parte che ho approfittato anche a pulire. E questo è lo spazio di Asia, dove ci sono dei giochi che non ho eliminato perché in realtà lei non li ha mai usati, in quanto mi sono stati regalati da una cara amica, che erano de della figlia, cioè sono praticamente giochi quasi nuovi, se non proprio nuovi, mai usati, che però la figlia è più grande, quindi adesso Asia non li può utilizzare, quindi li sto conservando. Ci sono dei puzzle che, ripeto, non può fare adesso, dei sapientino come questo qui. Vabbè, ha messo a fuoco il mio dito, come questo, che insomma parte, cioè va fine ai 6 anni, quindi insomma non è il caso di farlo adesso, di utilizzarlo adesso. Amici, io sono felicissima di questo decluttering e spero in futuro di eliminare qualcos'altro, perché ovviamente man mano che Asia cresce, non utilizzerà alcuni giochi che io invece adesso ho conservato. E niente, quindi spero di liberare gli spazi al più presto, perché come sapete, tra l'altro, loro hanno un'unica stanza in comune, che è quella dove sono ora. Vedete, questo è il letto castello che conoscete, che avete conosciuto. E quindi insomma, veramente lo spazio è piccolo, è minimo, quindi insomma cercheremo di eliminare altra roba. Tutto questo ovviamente non posso farlo con Asia, perché tutto ciò che ho fatto oggi non avrei potuto eliminare nulla, e quindi niente, comunque mi è servito, veramente ho eliminato tanta roba, sono contenta così. Spero che questo video vi sia piaciuto, pollice in su e alla prossima. Ciao a tutti, amici.